Immagina un attimo. Qualcuno viene da te e ti offre un sacco di soldi per sloggiare da casa tua, perché proprio lì dovrà sorgere un nuovo centro commerciale. Accetteresti? Forse. Ma se tu fossi uno di questi proprietari di case, la tua risposta sarebbe un sonoro: non se ne parla nemmeno. Numero 1. Blocco stradale. Luoyang, Cina. A dire il vero, in Cina ci sono così tante casette strane che è difficile trovare quella dall'aspetto più bizzarro. Hanno addirittura un nome, case chiodo, perché spuntano fuori in mezzo al nulla, come un chiodo su una parete. Questo edificio di 3 piani ne è un esempio. Ed è anche l'ultimo edificio del genere nella zona. La cosa più incredibile è che questa casa sorge nel bel mezzo di un cantiere in cui stanno costruendo una nuova strada. Tutto perché il padrone di casa non ha accettato l'offerta monetaria che lo avrebbe compensato del trasloco. Il testardo ometto ha rifiutato ogni compromesso e l'unica opzione delle autorità cittadine sarà offrirgli ancora più soldi. Spero solo che gli automobilisti facciano attenzione. Numero 2. Siamo rimasti solo io e te. Guangzhou, Cina. Questi due edifici residenziali dovevano essere demoliti perché il comune aveva avviato un progetto di costruzione di un ponte, necessario in quella zona. Il ponte doveva collegare un'autostrada e un tunnel di recente costruzione. Quasi tutti gli abitanti della zona hanno accettato i risarcimenti e si sono trasferiti altrove. Tutti tranne 3 famiglie che hanno deciso di non cedere le loro case. La società di costruzioni non ha avuto altra scelta che costruire una struttura extra che sovrappassasse quei 2 palazzi. Quelle 3 famiglie hanno anche ottenuto la promessa di strutture che ammortizzassero il rumore del traffico. Tra l'altro, se decideranno finalmente di trasferirsi, avranno comunque dei soldi in cambio. Insomma, aspettiamo e vediamo. Numero 3. La testarda Edith Macefield, Seattle, Stati Uniti. Nel 2005, nel quartiere Ballard, a Seattle, la popolazione aumentò vertiginosamente. Nuovi palazzi, condomini e centri commerciali seguirono a ruota, ad ogni angolo. A questo punto i costruttori offrirono ad una donna $750.000 per cedere la sua casa, che di per sé valeva solo 120.000. I costruttori erano pronti a pagare così tanto perché un nuovo centro commerciale doveva sorgere esattamente dove si trovava quella casetta a 2 piani. Ma la padrona di casa, Edith Macefield, abitava lì da almeno 50 anni e non voleva saperne di spostarsi da casa sua. Perciò, incredibilmente, rifiutò di andarsene per tutti i soldi del mondo. I costruttori, però, non cedettero così facilmente. Alla fine costruirono il centro commerciale tutto intorno alla casa della signora, lungo 3 lati. Il progetto, tra l'altro, consentiva al centro commerciale di inglobare la casa della signora Edith, in caso lei decidesse finalmente di levare le tende. Alla fine arrivarono a offrirle $1.000.000 per andarsene. Addirittura le trovarono un'altra casa, molto simile alla sua, in un altro quartiere, e offrirono inoltre all'anziana signora il pagamento delle spese sanitarie. Ma di nuovo Edith rifiutò cortesemente. La Macefield non aveva nulla contro l'idea di un centro commerciale costruito proprio lì, semplicemente non voleva lasciare casa sua. Non solo, era contenta di avere compagnia. L'anziana fece addirittura amicizia con il capo cantiere, il signor Barry Martin. L'uomo l'andava a trovare, l'accompagnava a fare visite e l'aiutava persino portandole la spesa. Quando Edith Macefield è morta nel 2008, Martin ereditò la sua casa. E pensate, l'edificio è ancora lì. Ma che storia! Numero 4. Eccoti il tuo bel fossato. Chongqing, Cina. Questa casa a Chongqing è una delle più famose case chiodo di tutta la Cina. Nel 2004, alle 280 famiglie che abitavano sul posto, vennero recapitate richieste di trasloco per costruire un nuovo centro commerciale. Ci risiamo. Come al solito, la società edile offrì una lauta ricompensa per il disturbo, 18.000 yuan, ovvero circa 2.500 euro al metro quadro. Non abbastanza però per Wu Ping e Yang Wu, i proprietari di questa palazzina di 2 piani. Forse il motivo del loro rifiuto è il lavoro che li lega a quella casa.
da loro rinnovata e trasformata da una catapecchia di legno ad una bella palazzina tramandata di generazione in generazione. Insomma, una casa con una sua storia. Funzionò anche come merceria e in seguito come ristorante. Ad ogni modo, mentre tutti i loro vicini se ne andavano, i due resistevano. Una volta iniziati gli scavi per il cantiere, casa loro svettava per la bellezza di 17 metri nel vuoto che la circondava. Visto il loro rifiuto di andarsene anche dietro ordine del giudice, la città tagliò loro la fornitura di acqua ed elettricità. Ma la coppia non si piegò nemmeno stavolta. Mentre Yang Wu restava in casa, sua moglie Wu Ping andava a procurare acqua, cibo, abiti caldi e coperte. Tutto veniva legato e issato ad una corda, tirata su da Yang Wu, in quella che ormai era la loro fortezza. Nel 2007 però la coppia alla fine si arrese e accettò di traslocare in un appartamento nel centro di Chongqing. Che dire, tanta stima per aver dato battaglia. Numero 5. L'angolo da $1 milione. A New York è molto famosa una gigantesca insegna con una borsa da shopping rossa, situata vicino il centro commerciale Macy's. Pochi sanno però che dietro questo cartellone si nasconde un vero e proprio edificio, separato dall'immenso centro commerciale e con una storia molto particolare. Nel 1890 Macy's aprì i suoi negozi sulla Broadway e la 34esima strada. C'erano peraltro piani di esposizione, in altre zone ancora segreti. Venne perciò siglato un accordo verbale con Alfred Dwayne Pell, che prevedeva la vendita a Macy's di un angolo di strada dell'area di circa 107 metri quadrati, al prezzo di $250.000. Il commerciante Siegel Cooper però venne a sapere tutto quanto e fece una controfferta a Pell per ottenere il terreno a $375.000. Quello ovviamente non poteva certo rifiutare un'offerta così vantaggiosa, no? Perciò, affare fatto. Siegel aveva intenzione di tirar su un negozio di abbigliamento femminile di 12 piani. Purtroppo però gli fu impossibile realizzare un edificio così alto su un terreno così piccolo. Dunque Siegel tentò di rivenderlo a Macy's in cambio del terreno di loro proprietà tra la 6ª e la 14esima strada. Macy's però rifiutò l'offerta e proseguì la costruzione del loro nuovo centro commerciale da 204.400 metri quadri tutto intorno alla proprietà. Nel 1903 un nuovo edificio di 5 piani sostituì il precedente. Nel 1911 Siegel vendette il terreno in quello che all'epoca fu il più alto prezzo mai pagato, addirittura $1 milione, cioè $868 per ogni 0.1 metri quadri, quando si dice che la location è tutto. Essere costretti a traslocare per far spazio al commercio è una circostanza davvero sfortunata. Vediamo perciò altre due storie incredibili e davvero uniche, storie di case i cui proprietari non dovettero nemmeno traslocare. La casa sul fiume Drina. Nei pressi della cittadina di Bajina Basta, in Serbia, si trova una casetta molto graziosa, abbarbicata su uno spuntone di roccia nel bel mezzo del fiume Drina. Tutto iniziò nel 1968, quando alcuni giovanotti usavano quella roccia come base per le loro nuotate estive nel fiume. L'anno dopo, quei 17enni si costruirono una casetta su quella roccia e ci andavano ogni weekend. Per costruire la casetta, trasportarono loro stessi i materiali, usando barche e kayak. Per i materiali più pesanti, usavano invece la corrente del fiume, salvo poi tirarli su una volta arrivati vicino alla loro roccia. Nel tempo la casa è diventata una popolarissima attrazione turistica. Quella che si vede oggi, però, non è la costruzione originale del 1969. Il fiume Drina è impetuoso e imprevedibile e ha già distrutto la casa per 6 volte. Ogni volta però l'edificio veniva ricostruito più robusto di prima a sfidare nuovamente la forza delle acque. La casa Keret. Di un po', soffri di claustrofobia? Perché se è così, farei meglio a stare alla larga da questa casa, la più stretta del mondo. Si trova incastrata tra 2 edifici nel centro di Varsavia, in Polonia. La casa è larga appena 1 metro nel suo punto più stretto e 1.5 metri nel suo punto più largo. La casa ha un'intelaiatura di acciaio ed è fatta su 2 piani. Come ogni casa, anche la casa Keret ha una cucina, un bagno, un soggiorno e una camera da letto. L'elettricità è invece gentilmente fornita dall'edificio accanto.
Casa Caretti, inoltre, è dotata di fognature e impianti idraulici appositi, che funzionano separatamente dalle forniture comunali. A dire il vero, la casa è così stretta che, secondo la legge polacca, non può essere considerata una vera abitazione. Più che altro è un'installazione artistica. Hai mai visto altre case o edifici dall'aspetto bizzarro? Raccontaci le tue esperienze nei commenti qui sotto. Ricorda di mettere un like al nostro video e condividilo con i tuoi amici. Clicca sul tasto iscriviti, resta con il lato positivo della vita.